Sabato abbiamo disputato la finale Under 16 vincendo la 3-0 contro il Bedizzone. Siamo molto soddisfatti di questo titolo, che a dire il vero un po' ce l'aspettavamo. Eravamo le favorite e come favorite siamo riusciti a portarci a casa questo titolo a seguito di quello ottenuto con la 18. Quindi nulla, la partita è andata non troppo bene, nel senso che comunque sono vissute alcune tensioni. Però tutto sommato poi in quelle partite più che giocare bene conta poi alla fine il risultato. Mentre la 14 che si è classificata terza in provincia ieri ha giocato la prima fase regionale vincendo il concentramento e quindi passando alla seconda fase regionale e questo è un bel successo anche perché dopo aver perso la semifinale, le ragazzine erano molto demoralizzate e invece siamo stati bravi poi a trasformare questa delusione in energia propositiva e quindi riportandole dentro in allenamento, vincendo poi la finale, terzo e quarto e poi andando a passare il turno. Mercoledì abbiamo l'ultima giornata della prima fase regionale da 18 e la partita è la verità, nel senso che giochiamo contro il Vero Volley, che è Milano 3, una squadra molto fisicata, sarà molto dura per noi, noi cercheremo di far di tutto e vediamo perché noi abbiamo vinto due partite, loro hanno vinto due partite, quindi chi vince mercoledì passerà alla seconda fase regionale. Non sarà affatto facile, ma ci proveremo. Sicuramente gli renderemo la vita molto difficile. L'altra cosa che volevo comunicare è comunque la convocazione di Gannar Islam, Vukovic e Mirjana, che sono state convocate all'allenamento di mercoledì giù a Centro Pavesi per un allenamento con la Nazionale Under 16, oltre che giusto oggi è uscita la comunicazione da parte della Nazionale per il torneo in preparazione alle qualificazioni europee dell'Under 16, dove è stata confermata Marinoni Elisa ed è stata convocata anche Gannar Islam. Su Gannar Islam sono personalmente molto soddisfatto, ma perché comunque 2 anni fa era una ragazzina molto piccola, era preventivabile che crescesse, però non era facile lavorare su di lei perché era molto indietro rispetto alle coetanee. Abbiamo puntato molto su di lei con alcune critiche da parte di alcuni membri che probabilmente non ne capiscono molto il pallavolo. E l'anno scorso ci siamo messi in testa di farle sempre giocare almeno 2 set in prima divisione. Ha giocato anche nel CSI e l'anno scorso ha fatto l'exploit, nel senso che è partita nel CSI ed è arrivata poi l'ultima giornata ad esordire addirittura in Serie B2, dove in quella partita lì ha fatto addirittura 6 punti. Il percorso è continuato, lei comunque continua a crescere fisicamente ma anche tecnicamente e il selezionatore nazionale l'ha notata e quindi questa convocazione è proprio un risultato al nostro modo di voler lavorare con i talenti, sapendole attendere e cercando comunque degli spazi in fase gioco, anche quando queste ragazzine chiaramente sono problematiche e non possono essere performanti per i ritardi fisiologici che hanno.